Ragazzi e bentornati sulla Story Time, episodio numero 4. È veramente da un sacco che non registro, l'ho detto anche nell'episodio prima perché l'ho editato ieri, quindi lo so. Ma questa volta è veramente da tantissimo che non registro, saranno una cosa come 2 mesi e mezzo, non 2 settimane. Quindi diciamo che sono molto arrugginito riguardo a quello che riguarda la mappa. Mi ricordo che siamo entrati nel secondo libro, nella seconda storia, per provare a retribuire il secondo libro da mettere nel vero e proprio monumento. Abbiamo anche trovato questo libro Conoscenza Potere numero 2, che comunque è molto meglio del numero 1 che abbiamo lasciato nella chest nello scorso episodio, ma direi che possiamo inoltrarci in questo dungeon, sperando che non nasconda trappole di nessun tipo, però io ho paura perché francamente non conosco l'entità di questo dungeon, c'è del legno, si scende? Ok, sento ragni e questo non mi piace. Ah no, peggio! Silverfish, che però si sciottano, quindi ok, vabbè. Le loot boxes, io ti dirò che non è che mi servono poi a così tanto, eh. Me le tengo, magari le apro tutte alla fine del dungeon, adesso proprio non mi va. Ahia, ovviamente mi devi avvelenare, signor ragno. Va bene, non ci disperiamo, siamo appena entrati. Questi mi danno stick? Sì, mi danno stick. Grandissimo, allora farmiamone un po' perché sicuramente verranno utili per craftare alcuni tipi di torce. In realtà ce n'è solo un tipo fattibile con il carbone, ma a dettagli. Di là c'è un campfire, mi sembra di vedere bene. Qua c'è ovviamente un silverfish che deve essere demolito. È un dungeon semi open world, se vogliamo. Ok. Mi ha avvelenato da 30 metri, com'è possibile non lo so. Ecco, questo ha più ragione di avvelenarmi. Però ovviamente mi devo sempre far colpire. Sto già quasi per morire. Qua sopra c'è qualcos'altro perché sembra troppo strano che non ci sia niente. Ma a quanto pare non c'è una beata fava. Ah, tra l'altro non vi ho detto che ho farmato un pelo di funghi perché comunque ci sta. Insomma, ho creato una stanza buia, poi l'ho demolita e l'ho chiaramente farmata lì dentro perché sennò non si vede. Bene. Human Skull? Cioè? Non stai veramente pensando di indossarlo, vero? Mi dà meno 2 attack damage ma 6 di armor. Vabbè, io lo prendo perché comunque può essere buono, credo, suppongo. Queste ossa sono ovviamente inutili. Perfetto, quindi qua non devo vedere nient'altro. Molto strano questo posto. Qua ci sono altri ragni. Ecco, ovviamente mi deve avvelenare, va bene. Ormai ci sono praticamente abituato, anche se in teoria non dovrei esserlo. Mangiamoci una bella zuppa di funghi in maniera molto easy e tattica, soprattutto. Strada di gravel. Cos'è che sei te? Aia! Tua madre infame. Volevi. Oh, questi droppano loot boxes rare. Molto interessante. Veloce prima che ne spawnino altri. Olla. E poi c'è lo spawner di Silverfish da qualche parte. Che ovviamente non ho idea di dove sia, ma cioè, si è buttato lì sotto pur di colpirmi. Ma che colpi gli servono per morire? Che cazzo, muori. Bastardo. Cowboy si chiama sto tizio. Va bene. Spawner di questo. Perché ci sono delle leve? C'è una cesta qua. What? È una pistola? Che in realtà è una malestra, ma francamente non credo mi serva. Cioè, è incantata, quindi è meglio del mio arco. Però io l'arco l'ho sempre preferito e sempre lo preferirò. Quindi non vedo l'utilità. Ci sono dei panini, molto interessanti questi invece. E poi nient'altro. Va bene, cioè abbiamo l'inventario pieno, ma perlomeno. Aia! Che cazzo è? Oddio. Silverfish schifoso che era sceso. Ma da dove?
Vabbè, stanno palesemente spawnando un sacco di un miliardo di persone. Io vorrei prima andare di sopra, possibilmente. Eccoli, tutti i silverfish. La cosa buona è che non c'è pietra, almeno per il momento, quindi non possono moltiplicarsi, eccetera, eccetera. Come vedete, se li colpisco più volte non succede assolutamente nulla. Devo farmi le torce. Ecco qua. Illuminiamo un po' il posto, grazie. Dov'è lo spawner? Non è qua dentro possibile? Qui lo c'è. Boh, allora non lo so veramente. C'è un picco. Cioè? È più forte della mia spada? Sto piccone non è stato usato per minare, mamma ci credo. Però inizio ad avere un po' troppa roba nell'inventario. Io francamente lascerei i biscotti perché non mi serviranno mai. Ah, e poi la pagina 4 anche. Allora io lascerei qui le pozioni perché non credo ci serviranno mai. Prendiamo la cobblestone, la pagina, questa. E va bene così. Voglio vedere un attimo questi stivaletti che sono molto buoni. Direi di preferirli a quelli di pelle. Il problema è che non ho spazio. Ok. Va bene. Siamo operativi. Penso di sì. In realtà questi barili potrebbero contenere qualcosa, ovviamente no. Adesso andiamo a fare il culo a questi stronzi che stanno facendo un casino peggio di una discoteca milanese nel suo periodo di ottima forma. Prima i silverfish, che sono i più fastidiosi in realtà. Piccone efficienza unbreaking fortuna? E beh, mi sembra assolutamente eccellente questo piccone. Ah, e tra l'altro proviamo questo piccone come spada perché sembra essere abbastanza forte a detta del. Quattro colpi. Ho come l'impressione che in realtà faccia un po' cacare. No, mangiamo perché abbiamo bisogno di recuperare. In realtà mi converrebbe entrare e distruggere. Proviamoci. Ok, è uscito uno. Perché se no continuavano a spawnare, ragazzi. Non avrei potuto permetterlo. Guardate quante loot boxes rare. Oh. Mamma mia, sono riuscito a pulire sta stanza. Fermi. Apriamo qua. Cobblestone a non finire. Gold Digger Helmet. Unbreaking 3. Meno 0,25 attack damage. Più 1 max health. Meno 0,01 speed. Indossando il set intero del Gold Digger ti dà resistenza 3. E io che me ne faccio della resistenza? Per non subire danno, ma vabbè, me la prendo però. Ok, poso lo skull, allora. Questa è in realtà ben of Arthropods, io sinceramente la cambio. E anzi mi tengo lo skull e levo questa spada di legno, perché secondo me può essere veramente interessante. Perché ci sono silverfish qua sotto? Cazzo mi rappresenta? Perché forse c'è uno spawner qua sopra? Qua si può salire nel tetto. Il camino. Non lo so, sento come se non avessi trovato qualche spawner. Perché questi silverfish effettivamente stanno continuando a spawnare, però non capisco in che modo. Ovviamente da qua, però questo non è mai stato attivato. E quindi non capisco in che modo. Qua sotto c'è qualcosa di particolare. Di là si continua. E qua c'è altro grano per fare il pane. Direi di abbandonare l'arco. Un attimo, fammi posare un attimo questo e fammi fare i panini.
Levati dai coglioni. E ci riprendiamo anche il nostro arco. Perfetto. Tra l'altro i pantaloni sono finiti, quindi direi di indossare quelli nuovi. Ah, qua è uno spawner. Eccolo. Qua c'era uno spawner, effettivamente. Forse potevo attivare questo. Potevo stare attivando questo, sì. Avrebbe avuto senso. Andiamo a montare il ragno con queste cesoie con Bane of Arthropods, che tra l'altro sono indistruttibili perché si usurano solo se premete il tasto a destra, ragazzi. Quindi questo è una cosa molto buona. E c'è un cactus che si muove e c'ha thorns sto cactus, maledetto, giustamente, perché non avrebbe avuto senso altrimenti. Perfetto, ma là sopra io voglio andare a vederci, perché secondo me qualcosa c'è. Sembra una struttura di qualche tipo. Sono un completo idiota. Ma qua sopra c'è qualcosa? Perché c'è sta camera d'acqua? Cosa mi rappresenta? Non ho capito, mi scusi. Qua sopra non c'è assolutamente niente. A quanto pare no. Allora mi domando a che cosa serviva questa cosa. Probabilmente a niente. Oppure c'è una side quest che non nessuno mi ha specificato. E ci sono due. C'hanno un thorns abbastanza alto, credo. Uno, almeno due di thorns, che comunque si verifica abbastanza spesso. Eccolo. Ok, ragno ucciso. Quello ha droppato una loot box rara. Direi di accaparrarmela. Ah, e qua c'era una chest. Però prima spawner di ragno magari. Ok. E c'è una chest con delle torce. Il Gold Eagle Leggings, che mi sembrano abbastanza forti. Cioè, mi sembrano uguali in realtà agli altri. Non ho spazio per le frecce, direi sto notblock, perché lì non si sa. Va bene. C'è questo spawner di non so cosa. Silverfish, possibile. Ma, signor Silverfish, smetta di fare cose strane. Distruggiamo sto spawner di cactus, che è meglio che non esista. Mi domando quanto manchi alla fine di sto dungeon. Non credo manchi tantissimo, ma nemmeno pochissimo. In realtà stiamo progredendo anche abbastanza facilmente, ma per ora non abbiamo incontrato mob abbastanza impegnativi. A parte sto cactus che si muove, che è uno zombie con thorns. Facciamo così. No, ci sono due. Dimenticavo che c'ho piercing, quindi potrei usare questa cosa a mio vantaggio. Ricordiamocelo che i proiettili attraversano i nemici. Questa è una cosa che non conosco, perché la balestra, ragazzi, io non la uso quasi mai. Questa chest mi puzza di trappola tantissimo. Is possible? Invece no. Ah, una pistola esattamente come l'altra. Vabbè, allora cambio l'arco e palesemente mi prendo i blocchi. Sto finendo il carbone. Questa non è una cosa buona. Mi dia la loot box, signor cactus. Mi dà fame. Quindi è un husk. È un husk con thorns. Interessante da sapere. In effetti dal verso lo potevo capire. Però ovviamente sono stupido e non ci arrivo. Signor Silverfish, perché cade nel buco, signor Silverfish? Però c'è del carbone. Interessante. Se dovessi fare esplodere per ottenere il carbone... Aia, no! No. Ma perché non riesco a caricare...
Oh, non capisco perché non riuscivo a caricare i miei colpi. Madonna, che forte che sono. Ancora c'ho da masterarla questa cosa, Però sono convinto che sono sulla buona strada. Qua c'è uno spawner di Silverfish da qualche parte. Dove esattamente? Molto strano, va bene. Qua ci sono altri spawner. Andiamo di uccidere sto ragno prima. Non so da dove è spawnato. A parte che gli Silverfish potrebbero essere spawnati qua sopra, no. Allora non lo so veramente. Là. Il piercing funziona e anche la mia mira a quanto pare, o perlomeno il grosso. Sì, comunque là dentro c'è almeno uno spawner di Silverfish. Il problema è che non so cosa posare qua per andare. Probabilmente queste tre frecce per prendere un attimino. Innanzitutto distruggere questo. E poi vorrei prendere questa torcia di redstone per attivare sta TNT. Perché secondo me facendolo esplodere c'è un qualcosa là dentro. Cosa c'è? Probabilmente c'era uno spawner di Silverfish dentro. Vabbè, in tal caso, in ogni caso non posso saperlo. Va bene. Il carbone è stato preso tutto. Quella non mi serve più. Perfetto. Qua dentro, possibile che ci sia qualcosa. Molto strana questa impalcatura. Là c'è uno spawner. Vediamo di abbattere questo spawner di ragni. Perfetto. C'è un chest. Lamberax, l'ascia del taglialegna. Io in realtà direi di prendere questo carbone e il resto no, perché l'ascia non credo di farmene chissà quanto. In realtà è fortissima, però a me le armi lente che fanno tanto danno mi piacciono fino a un certo punto, perché devono comunque anche essere veloci, perché se no chiaramente non si fa niente. Qua c'è l'ascensore, non funziona. Ma se io spacco e vado a vedere, me lo proibite? Secondo me no. A parte che... Ma scusami. Oh! Cosa? C'era un teletrasporto lì dentro? E questo chi l'aveva capito? Di certo non io. Ma qua dentro dove siamo? Aspetta prima di aprire. Spawn point? Siamo molto avanti allora. Un altro piccone come quello di prima, e direi di cambiarlo. Ci sono panini, torce e frecce che non posso raccogliere. Si scende di qua. Ci sono dei paesaggi strani. Qua c'è uno spawner di Silverfish. Sono della Blackstone, dei cosi strani. Io, ragazzi, non ho capito dov'è che siamo. Spero manchi poco al boss, sinceramente. Vi ricordo che ho sempre due vite. Ricordo anche che non so dove ottenere una vita bonus in questo dungeon ancora, perché a quanto pare non ci siamo arrivati. Ovviamente il ragno mi deve avvelenare. Torce. Qua c'è di sicuro un posto interessante. Ci sono dei blaze invisibili? Ma cosa? No, devo assolutamente distruggere questo spawner. Assolutamente lo devo fare. Dove sono entrato io? Aiuto. Oh, anche da qua. Sto morendo. Io non capisco neanche se li sto prendendo. Ok, quello è morto. E quello anche è morto.
Ok, uccisi tutti, mamma mia. E là che c'è? C'è quello che mi interessa a me. Disposable. Lo spawner sotto la chest. È un classico di bas dei bastardi. Va bene, non devo perdere tempo. Non devo perdere assolutamente tempo. Anzi, io direi di... Sì, rotto. Ok, no, questa roba, ragazzi, la vediamo dopo. Perché... Siccome ci sono spawner dovunque, praticamente, io non vorrei... Guarda che bastardo, si mette davanti, dai! Ma non ci voglio credere! Ma infuoca il silverfish, ecco. Oh, mori! Quanta cazzo di vita c'hai? E non è possibile. Qua c'è una trivella! Ah, mi sembrava un occhio di qualcosa da lontano. Non ci vedevo niente. Ragno. Ok. Credo che ci sia un boss in questa trivella. O comunque qualcosa di abbastanza importante. Io direi di vedere le chest. Innanzitutto, questi ragni da dove arrivano? C'è uno spawner da qualche parte. C'è uno spawner qua. Ok, questa chest contiene una vita. Ok, ecco dov'era la vita. Vaffanculo. E qua c'è uno spawner di Silverfish che avevo missato completamente. E qua c'è un altro spawner di Blaze che avevo missato completamente. Mentre qua elmetto rinforzato e Gold Digger Chestplate, che direi di prendere al posto dello Skull. Cobblestone che non mi c'entra e direi che possiamo andare al nostro boss. Il problema, cioè il boss, la trivella, non il boss. Ok. Questo ragno sta girando in tondo da mezz'ora, ovviamente mi deve avvelenare. Grazie, signor ragno. Di esistere. Oppure anche no. E da dove si entra in questo posto? Perché c'è uno spawner di Silverfish qua sotto. Devo capire cosa mi rappresenta questa roba. Anzi, penso che bisogna entrarci da qua, se bisogna entrarci. Non credo di star capendo. Ah, forse devo entrare là sopra. Devo fare proprio un pillar per entrarci. Sembra di sì. Guarda, sono un sacco di pulsanti. Questo credo sia quello giusto, palese. Ed ecco l'arena! Verranno sputate palle di fuoco dai lati? Ah, devo respingerle per... Ae, ciao! Cosa? Dove le devo respingere? Laggiù. Ah! Non ce l'ho fatta. Non sono abbastanza veloce. E più che altro non riesco a direzionare... Non capisco. Oh, una l'ho distrutta. Ok. Silverfish. E un'altra l'ho distrutta. Perfetto. Servirebbe la spada con knockback qua. Non sono riuscito a fare... Ma questa non ho knockback, ma... Non lo sapevo. Ah, di poco. Ok, uno distrutto. Ne mancano due di proiettili.
Ah, di poco. Ok. 4 distrutti. Ok, distrutti tutti. Distrutti tutti. Ce l'ho fatta. Magari non morire. Che cazzo. Ma sì, vabbè. Ma ragazzi, ditemi com'è possibile questa cosa. Dov'è quello vero? Dov'è quello vero? No, ragazzi, non c'è quello vero. Non c'è quello vero. Sono 4 e sono tutti fake. No, 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 sono tutti fake, ragazzi. Vabbè, sono morto. Ho una vita, ragazzi. Non sopravviverò. Ah! Niente, ragazzi. Devo ristallare la mappa. Io penso di finirla qui, perché questa mappa io non credo sia fattibile con questo equipaggiamento. Penso che le boss fight siano anche sbilanciate da certi punti di vista rispetto alla mappa in sé. Sono morto veramente troppe volte, e anzi non era possibile questa boss fight, perché quando si moltiplicava l'illusionista quello vero scompariva e non era possibile fare niente. Io a questo punto, ragazzi, non ho voglia di rigiocare questa mappa. Questo episodio finisce qui, la mappa finisce qui. Purtroppo non sono riuscito a completarla, non mi interessa perché è una mini CTM di poco valore che avevo portato in sostituzione alla nuova arcana e che poi mi è toccato interromperla per cercare di finire il prima possibile la nuova arcana, che se no io e Magic Kaito non ci potevamo più trovare per registrare, o meglio stiamo cercando di iniziare un progetto e questo ci rallentava. Per cui vi direi che questa mappa può essere conclusa qui. Non ho finito la mappa, ma verrà scritto comunque nella playlist del canale come terminata, perché non la rigiocherò mai più. Non ve la consiglio perché, nonostante sia carina, ci siano delle cose interessanti, le boss fight sono troppo sbilanciate e non ne vale assolutamente la pena. Anzi, direi che questa è una delle peggiori CTM da questo punto di vista che abbia mai giocato, perché non è possibile che i dungeon sono iper facili e le boss fight impossibili. Non puoi bilanciare una mappa in questo modo. E comunque, ragazzi, basta, ovviamente con il bug dei cartelli, perché per forza. Io vi dico che per questa mappa è tutto, ci vediamo alla prossima mappa CTM. Credo di avere già le idee chiare su quale portare, perché da un bel po' che la voglio portare, però c'è una mappa che ho visto di recente che mi ha attirato molto l'attenzione. Diciamo che potrei decidere di cambiare idea, però fatto sta che per questa mappa è tutto, l'ho già detto, non mi sto dilungando come al solito, sto facendo la morale, non devo farla. Facciamo presto a chiudere il video, perché sennò ci sto qui mezz'ora, e ciao a tutti!